Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura la cronaca giudiziaria con gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Pescara sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, in cui lo scorso 18 di gennaio morirono 29 persone travolte dalla valanga discesa dal Monte Siella. Questa mattina doveva essere la giornata interamente dedicata all'escussione degli indagati del comune di Farindola, in primis il sindaco Ilario Lacchetta, che però assieme a Enrico Colangeri, responsabile dell'ufficio tecnico comunale, ha chiesto il differimento dell'interrogatorio. Chi invece è stato in tribunale questa mattina è l'ex sindaco di Farindola, Massimiliano Giancaterino, che ha deciso di rispondere alle domande del pubblico ministero Andrea Papalia e del procuratore Serpi. Allora andiamo a vedere insieme il servizio che racconta la mattinata, realizzato da Paolo Renzetti. Terza giornata di interrogatori in Procura Pescara per l'inchiesta sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, che il 18 gennaio scorso causò la morte di 29 persone. Quella di oggi è stata la giornata dedicata agli interrogatori dei dipendenti, dei funzionari, degli amministratori ed ex amministratori del comune di Farindola. In verità non tutti si sono presentati, perché il sindaco Ilario Lacchetta ed Enrico Colangeli, responsabile tecnico del comune di Farindola, attraverso i loro legali hanno chiesto il differimento dell'interrogatorio. Si è invece presentato in procura e ha risposto alle domande del procuratore Massimiliano Serpi e del PM Andrea Papalia l'ex sindaco Massimiliano Giancaterino, che si è detto sereno dopo l'interrogatorio e tranquillo per aver fatto tutto il possibile. Noi proprio andiamo ad ascoltare le parole di Massimiliano Giancaterino dopo l'interrogatorio in procura Pescara. Io con la mia coscienza sarei a posto, altrimenti non me lo perdonerei mai. Insomma, lì ho perso mio fratello, oltre a un sacco di amici, quindi oltre a, ad altre persone che conoscevo comunque, o altre che non conoscevo, ma il rispetto della vita umana imporrebbe, nel caso in cui mi ritenessi responsabile, imporrebbe comunque un grossissimo peso sulla coscienza che non, in tutta sincerità, non mi sento di avere. Ma poi c'è la magistratura che svolgerà il proprio compito e che arriverà a definire, spero in tempi non biblici, le responsabilità penali, personali. Per lei quella adesso è una montagna maledetta o resta comunque il luogo del cuore di tutti i farindolesi? Beh, io avevo detto che non ci sarei più salito da appassionato della montagna, non è così. Vado ad onorare la memoria dei miei fratelli e degli altri che hanno perso la vita lì, e vado così perché comunque sono legato al mio territorio e lo rimarrò, nonostante questa tragedia, che è inutile negarlo, ha segnato la vita non solo mia ma di tutti i farindolesi, ma credo anche di tante altre persone che ci hanno espresso così la loro solidarietà nei momenti più bui che la mia comunità ha dovuto sopportare, ha dovuto superare. Adesso ci spostiamo a Chieti. Dopo i lavori di restauro dello storico Palazzo di Giustizia in Piazza San Giustino, questa mattina c'è stata l'inaugurazione ufficiale alla presenza del ministro Guardasigilli Andrea Orlando. Nella cerimonia intitolata anche l'aula penale all'avvocato Pasquale Gagliano Magno e alla giudice Antonella Radaelli, con il ministro Orlando si è anche parlato del futuro dei piccoli tribunali abruzzesi. Sentiamo insieme il servizio. Il battesimo laico del restaurato Palazzo di Giustizia di Chieti è stato celebrato dal ministro Guardasigilli Andrea Orlando. Il taglio del nastro del tribunale in Piazza San Giustino è il primo tassello della cittadella giudiziaria del capoluogo teatino. Il tribunale di Chieti, sede anche di Corte d'Assise, è tra i più importanti d'Abruzzo, ma nella regione resta aperto il tema della chiusura dei piccoli tribunali, prorogata a causa del terremoto. Orlando spiega che una possibile soluzione al
alternativa potrebbe essere legata ad una complessiva riorganizzazione del sistema dei tribunali abruzzesi, superando eventuali campanilismi. Si lavori per una proposta che può essere alternativa di razionalizzazione. Se sarà razionale, secondo me avrà buone possibilità da qui al 2020 di essere accolta. Se ognuno difende il suo campanile, rischia di passare invece l'idea originaria. Bisogna che ci sia un disegno di ripensamento complessivo, quindi è possibile che non sia questa la soluzione, quella ipotizzata a suo tempo, definitiva, ma bisogna costruirne un'alternativa. Nel corso della cerimonia è stata intitolata l'aula penale all'avvocato Gagliano Magno, difensore della vedova dell'onorevole Matteotti, e alla compianta giudice Antonella Radaelli, scomparsa qualche mese fa. Il presidente del Tribunale di Chieti, Geremia Spiniello, ha accolto il ministro della Giustizia nell'aula di corte d'assise del Tribunale, la stessa che nel 1926 ospitò il processo agli assassini di Giacomo Matteotti. Il ministro si è soffermato sul valore di questa rievocazione e sulla intitolazione a Pasquale Gagliano Magno. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al figlio e alla nuora di Gagliano Magno un telegramma nel quale omaggia la figura dell'avvocato, affermando che giustizia, democrazia e libertà sono gli ideali che ne hanno guidato l'azione nelle aule giudiziarie, dove ha contribuito a garantire l'applicazione del diritto senza mai venir meno alla sua indipendenza e alla sua onestà intellettuale. E cambiamo argomento ora. La sanità: nella seduta di ieri il Consiglio Comunale di Chieti ha detto sì all'unanimità alla condivisione del DEA di secondo livello con Pescara. Si va dunque verso un polo sanitario funzionale dell'intera area metropolitana. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Né Chieti né Pescara, il DEA di secondo livello sarà condiviso. Il superospedale che sembra poter superare dunque anche le storiche divisioni territoriali tra i due capoluoghi. Un polo sanitario che non può essere né il Santissimo Annunziata neppure il Santo Spirito. Nella giornata di ieri infatti il Consiglio Comunale di Chieti ha visto un patto tra maggioranza e opposizione per l'approvazione di un ordine del giorno che va proprio verso questa direzione. Nessuna delle due strutture infatti aveva i requisiti necessari per poter aspirare ad essere un dipartimento di emergenza e accettazione di secondo livello, e allora si sceglie ragionevolmente la terza via. Soddisfatto l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. Io credo che questa soluzione che viene all'unanimità dal Consiglio Comunale di Chieti sia davvero molto utile anche per la regione, così come ritengo utile un eventuale incontro tra il sindaco di Chieti e di Pescara, ma comunque a conferma che la programmazione che abbiamo individuato è una programmazione efficace, efficiente, che non svilisce la funzione di nessun territorio. E voglio anche dire che l'ultimo incontro avuto al Ministero ha chiarito gli aspetti che pure il Ministero chiedeva venissero chiariti, e che quindi si sta andando verso una positiva soluzione nell'indirizzo che il Governo regionale aveva individuato. Di cosa hanno bisogno i due ospedali per, diciamo, portare avanti questo progetto? Ma adesso sicuramente di un DEA di emergenza e urgenza, e quindi di un'unica centrale operativa del cosiddetto 118 che appunto allochi percorsi tempo dipendenti a seconda delle specializzazioni presenti nelle strutture. Anche il primo cittadino di Chieti, Umberto Di Primio, si prepara all'incontro con l'omologo di Pescara, Alessandrini. Per domani intanto ha convocato il comitato ristretto dei sindaci, ma la via sembra essere tracciata, anche se Di Primio non risparmia anche una piccola stoccata al governatore Luciano D'Alfonso. Abbiamo superato una inutile divergenza politica che esisteva all'interno del Consiglio Comunale. Si è compreso che un gesto di responsabilità può darci oggi la possibilità di creare le condizioni perché ci sia il DEA di secondo livello tra Chieti e Pescara funzionale. È l'unica possibilità che abbiamo di qualificare in modo più alto i due nosocomi, perché altrimenti sia l'uno che l'altro non avrebbero gli elementi per poter essere certificati come DEA di secondo livello. Cosa chiedete alla Regione? Alla Regione innanzitutto chiediamo di essere chiara. Il Presidente D'Alfonso non si è fatto sentire una volta sulla questione del DEA di secondo livello, e questo mi insospettisce molto. Se l'assessore Paolucci vuole continuare la sua battaglia perché ci sia il DEA di secondo livello riconosciuto tra Chieti e Pescara, ci troverà al suo fianco, ma vorremmo che ci fosse chiarezza da parte di tutti gli organismi regionali. Andiamo a Lanciano, restiamo sempre a parlare di sanità, perché questa mattina c'è stata la visita ispettiva del Movimento 5 Stelle con Domenico Pettinari, consigliere regionale, e con il deputato Gianluca Vacca all'ospedale Floraspe Renzetti della città frentana. Vediamo com'è andata nel servizio.
Ma quale idea di primo livello? Il Renzetti è solo un ospedale di base. Questo è il commento al termine della visita ispettiva fatta dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari e dal deputato pentastellato Gianluca Vacca, accompagnati nel sopralluogo alle carenti strutture del nosocomio frentano da Francesco Taglieri, dirigente sindacale del Nursing Up e RSU aziendale, e da Mario Ciccocioppo di Codici Lanciano. Ad ogni passo un'esclamazione di disappunto. Il tour inizia dalla TAC, dove i calendari sono chiusi, tradotto per i pazienti che ha bisogno deve rivolgersi alle strutture private. La risonanza magnetica invece lavora 8 giorni al mese, manca il personale, per far funzionare l'apparecchiatura a regime servirebbero 3 medici e 6 infermieri in più. Queste sono le coccole promesse dal governatore D'Alfonso, non si può garantire il servizio sanitario pubblico dignitoso ed efficiente se, dice Pettinari, si continua a tagliare fondi a monte. A proposito, che fine hanno fatto i milioni di euro stanziati per il Renzetti? La pavimentazione in amianto è ancora a fare bella mostra di sé, anche a pediatria, e il problema resta irrisolto. Si fa solo resinatura, denuncia Taglieri. Il punto, incalza Pettinari, è che si fanno le delibere impegnando risorse, ma al momento di passare ai fatti scopriamo che manca la copertura finanziaria. Passando da un reparto all'altro, il gruppo si imbatte in una bombola di gas medicale all'ingresso di cardiologia e alla mercé di chiunque. E la sicurezza? C'è poi il problema dell'ascensore, uno solo, vecchio, di dimensioni non più idonee a contenere insieme barella e portantino, e degrado ovunque, con la sala dell'ecocardio che si allaga con un acquazzone. Ogni volta dobbiamo mettere secchi per raccogliere l'acqua, lamenta un operatore sanitario. Al termine del tour, i 5 Stelle chiedono per Lanciano una seconda TAC che sia a servizio esclusivo del pronto soccorso. Il problema, dicono, è che le prestazioni sono raddoppiate per il Renzetti a seguito della chiusura degli ospedali di Casoli e Atessa, ma contestualmente il personale non è aumentato e i macchinari sono rimasti gli stessi. Cerimonia solenne questa mattina al campus di Chieti dell'Università Gabriele D'Annunzio per l'inaugurazione del nuovo anno accademico dell'Ateneo di Chieti e Pescara. Il neomagnifico rettore Sergio Caputi vuole guardare al futuro e puntare deciso verso un miglioramento dei servizi resi agli studenti. L'ordine della Minerva è stato consegnato al Monsignor Bruno Forte, che è l'arcivescovo di Chieti Vasto, e alla scrittrice Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del premio Campiello con l'Arminuta. Vediamo il servizio. Un'università sempre più al centro dell'area metropolitana Chieti-Pescara e con maggiori servizi per gli studenti, patrimonio culturale, sociale ed economico. Questa è l'Università D'Annunzio che il rettore Sergio Caputi, alla prima inaugurazione da Magnifico, ha tratteggiato durante la cerimonia per l'apertura del nuovo anno accademico. Che 2018 sarà per la D'Annunzio? Ma sarà un 2018 intanto teso a risolvere alcuni problemi che ci siamo ritrovati e li stiamo affrontando in maniera determinata e li stiamo già in gran parte risolvendo. E poi per il resto la nostra progettualità andrà sicuramente a favore dei servizi per gli studenti, che sono il bene più prezioso dell'università, senza dimenticare l'ampliamento delle piante organiche sia per i docenti che per i non docenti. L'Ordine della Minerva è stato istituito nel 1986 ed ogni anno viene conferito su proposta del Senato Accademico della D'Annunzio a personalità nazionali ed internazionali che abbiano contribuito significativamente al progresso della scienza, della cultura e dell'economia. Quest'anno la scelta è caduta sulla vincitrice del premio Campiello, Donatella Di Pietrantonio, e sull'arcivescovo della diocesi di Chieti Vasto, Monsignor Bruno Forte. L'università non può essere considerata un corpo estraneo, essa è al servizio del nostro territorio, della nostra gente, dei nostri giovani. I giovani devono sentirsi accolti e accompagnati in un cammino formativo che è sempre finalizzato ad una scelta di disponibilità e di servizio agli altri. Credo che questo messaggio, da una parte ai giovani, dall'altro all'intero territorio, sia quello che vada continuamente rilanciato, perché allora l'università realizza la sua finalità più profonda, che è quella di far crescere la qualità della vita per tutti. I riconoscimenti che si ottengono nella propria terra hanno sempre un valore aggiunto particolare, perché è una radice comune, una radice forte, quindi sono particolarmente significativi, hanno un alto valore emotivo e affettivo.
E questo pomeriggio a Pescara, nella cattedrale di San Cetteo, sono state celebrate le esequie di Edoardo Tiboni, scomparso a 94 anni nella giornata di ieri. Tiboni è stato un grande della cultura abruzzese, fondatore del premio Flaiano e della fondazione che porta il suo nome, la Fondazione Tiboni. Allora andiamo a vedere insieme il servizio sull'ultimo saluto di Pescara a Tiboni. Pescara ha salutato questo pomeriggio per l'ultima volta uno dei suoi concittadini più illustri. Nella cattedrale di San Cetteo sono stati celebrati i funerali di Edoardo Tiboni, creatore del premio Flaiano e artefice di una grande crescita culturale della città, anche attraverso la manifestazione nata per celebrare il grande sceneggiatore e scrittore pescarese. L'abate della cattedrale di San Cetteo, Don Francesco Santuccione, ha parlato di Tiboni come di un dono di Dio. Questo invece è il ricordo del presidente della regione, Luciano D'Alfonso. Lui è stato un gigante, una vera e propria istituzione che passa all'immortalità per la qualità e la quantità delle iniziative assunte. Adesso dobbiamo raccogliere questa potente eredità che ha permesso che tutto quello che c'è di valore in Abruzzo e nella città di Pescara non assomigliasse a niente, perché sono veri e propri lingotti d'oro dal punto di vista dell'identità e del pensiero al futuro. Noi dobbiamo continuare la sua azione, sapendo quanta dedizione lui ha assicurato, quanta radicalità di impegno e di applicazione. I tre giganti dell'Abruzzo che fanno la nostra storia, grazie a lui sono stati tesaurizzati a favore anche delle giovani generazioni. Dobbiamo continuare pensando a Croce, a Flaiano, pensando a D'Annunzio, ma pensando anche a democratizzare questo patrimonio conoscitivo. Io penso che si possa dire che lui ha saputo essere Edoardo Tiboni. Molti sono quelli che rinunciano ad essere ciò che sono. Lui è riuscito per l'appartenenza alle questioni che rendeva destinataria del suo impegno. Ha avuto anche una famiglia che lo ha aiutato, dei collaboratori. Lui è stato radicale perché radicalità era richiesta dalla quantità delle battaglie che servivano in quei momenti, a favore dei premi, delle fondazioni, della riscoperta di questi grandi padri della nostra comunità regionale. Penso che lui abbia assunto anche altezze di significato, di rilievo nazionale. Anche a Roma lui è stato il Tiboni percepito in Abruzzo. Ora andiamo a Teramo. Gli ex consiglieri comunali del gruppo Insieme Possiamo hanno ricordato al commissario prefettizio Luigi Pizzi le priorità urgenti da risolvere per salvare la città dalla bancarotta. Intanto il centrodestra teramano si prepara ad affrontare le prossime elezioni politiche con i candidati già pronti al nastro di partenza. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Tre consiglieri d'opposizione al Comune di Teramo, Gian Guido D'Alberto, Ilaria De Santis e Chiara Di Timoteo, hanno incontrato il commissario Luigi Pizzi, invitandolo ad affrontare in questi 5 mesi che ci separano dalle prossime elezioni amministrative alcune questioni urgenti per la città. Questioni che secondo i tre ex consiglieri non sono state risolte dalla politica di centrodestra che ha governato in questi anni. Ecco dunque alcuni punti della proposta di mini programma presentata al commissario Pizzi. La priorità assoluta resta la situazione del bilancio del Comune di Teramo, con la drammatica condizione dell'anticipazione di cassa di oltre 15 milioni di euro. Altro tema è la ricostruzione, caratterizzata, secondo i tre ex consiglieri, da forti ritardi. C'è poi la vicenda Tercop, la cooperativa sociale dei parcheggiatori, che aspetta la gara d'appalto e senza la quale si rischia di perdere decine di posti di lavoro. Accelerazione e completamento della fase di progettazione e realizzazione per il recupero del Teatro Romano, anche con il coinvolgimento delle associazioni cittadine. Completamento dei lavori di Corso San Giorgio, ma soprattutto accertamento delle responsabilità per i gravi e inaccettabili ritardi determinati nell'esecuzione dell'appalto dell'opera. Soluzione del pasticcio creato dalla Giunta Brucchi sulla gestione del teatro comunale nei rapporti tra Abruzzo Circuito Spettacolo e Riccitelli, prosecuzione e completamento dell'iter amministrativo per la delocalizzazione della centrale Enel della Cona.
chiarezza sulla vicenda del parcheggio a raso di Piazza Dante, che da tempo sarebbe dovuto essere riconsegnato alla cittadinanza libero dalle macchine. Una sorta di programma elettorale dei tre ex consiglieri comunali che da mesi erano fuoriusciti dal Partito Democratico e che riconoscono in Gian Guido D'Alberto il futuro candidato sindaco a capo di un movimento civico. In questo momento però sono le elezioni politiche a tenere banco nei corridoi dei partiti, visto che il mese di marzo è alle porte. Ed è soprattutto il centrodestra teramano in fibrillazione, con Gianni Chiodi, dato per candidato certo nel proporzionale di Forza Italia e quindi già eletto a Roma, anche se Berlusconi è noto per i cambiamenti repentini dell'ultima ora. Sempre per Forza Italia, Paolo Gatti, il più votato d'Abruzzo, sembrerebbe essere il candidato perfetto al Senato, con una sorpresa, quella del tancrediano Giorgio D'Ignazio, all'uninominale della Camera. Per Fratelli d'Italia il nome più accreditato al Parlamento è quello di Gian Donato Morra, mentre la Lega di Salvini punterebbe sul sindaco di Campli, Pietro Quaresimale. In Consiglio Comunale a Pescara è iniziata la discussione sul bilancio 2018-2020. Condivisione dei tempi di discussione e approvazione, ma non nella sostanza del documento contabile fra maggioranza ed opposizione. Noi proprio l'opposizione ascoltiamo con l'intervista a Marcello Antonelli, che è il capogruppo di Forza Italia. Inizia oggi in Consiglio Comunale a Pescara la discussione sul bilancio di previsione 2018 e si prospetta una bozza di accordo tra maggioranza e opposizione. Antonelli, è così? Sì, si sta cercando soprattutto di risparmiare, in particolare i dipendenti comunali, quella liturgia che porta ogni anno a stare 10-15 giorni in Consiglio Comunale per discutere sul bilancio. Siccome siamo a ridosso delle feste di fine anno, l'obiettivo di maggioranza e opposizioni è quello di chiudere la vicenda prima di Natale, diciamo il 21-22 dicembre, ma è Natale da permettere anche ai dipendenti di fare le ferie. Vorremmo evitare di tornare in aula tra Natale e Capodanno, insomma è giusto che sono giorni di feste dedicate alla famiglia e che tutti possano veramente passare serenamente queste feste in famiglia. Questo non vuol dire ovviamente che non dibatteremo sulle scelte che questa amministrazione sta facendo, in particolare sull'area di risulta, in particolare sul mercato etnico. Voglio dire, non mancherà il dibattito, cerchiamo di ridurre i tempi di questo dibattito che comunque faremo, proprio, ripeto, per permettere a tutti di stare a casa durante le feste di fine anno. Quindi potrebbe uscire fuori, venire fuori un bilancio condiviso? No, il bilancio non è mai condiviso, il bilancio è uno strumento politico che è messo nelle mani della maggioranza. Il bilancio che uscirà dal Consiglio Comunale è il bilancio dell'amministrazione di centrosinistra. Noi proveremo in questi giorni a migliorarlo, a colmare le lacune che sono evidenti, a far eliminare una serie di interventi che riteniamo essere profondamente sbagliati, ma noi siamo l'opposizione e sicuramente non ci facciamo carico delle scelte che l'amministrazione sta facendo e di cui invece deve assumere la piena responsabilità di fronte alla cittadinanza. Ed ora ci spostiamo nel capoluogo di regione, all'Aquila. Un errore nel decreto fiscale non permette la proroga ai precari del comune per 3 anni. Il sindaco ha scritto al sottosegretario De Micheli: l'errore per il primo cittadino va corretto immediatamente. Sentiamo il servizio della redazione aquilana. A rischio la proroga triennale dei precari del Comune dell'Aquila per un errore nel decreto fiscale. Errore che però rischia di far saltare la proroga triennale dei contratti del personale precario del Comune e degli altri comuni del cratere. Ad accorgersi dell'anomalia è stato direttamente il primo cittadino dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che ha scritto subito al sottosegretario Paolo De Micheli e non solo. Per Biondi occorre subito prendere un provvedimento correttivo, in quanto la proroga, così come è scritta, può essere soltanto annuale. L'ordinanza 3771 del 2009, poi, riguarda solo 5 unità del Comune dell'Aquila, peraltro già cessate, e non ci sono riferimenti che diano la possibilità di estendere la cosa ad altro personale precario. Biondi chiede dunque di correggere immediatamente l'errore, affinché il Comune dell'Aquila possa prorogare senza nessun dubbio i contratti per il triennio 2018-2020. In alternativa, si legge nella missiva che Biondi ha già inviato, sarà possibile soltanto estendere il rapporto di lavoro al 31 dicembre 2018.
A Pescara il 16 dicembre alle 17.30 nell'Aurum di Largo Gardone Riviera verrà presentato il volume Pescara Seduzione Senza Tempo, secondo titolo della collana Seduzione, il volume voluto dall'editore Paolo De Siena in occasione dei 90 anni dell'elevazione di Pescara capoluogo di provincia a seguito dell'unificazione dell'omonimo centro di Castellammare Adriatico. 144 pagine, 70 immagini dei fotografi professionisti Malanda, Petrini e Vitale, che unitamente ai testi approntati da Sandro Galantini e Ivan Masciavecchio, proposti anche in inglese, tracciano un percorso nella storia e nel presente individuale e collettivo del capoluogo adriatico. Andiamo ad ascoltare proprio uno degli autori del libro, cioè Sandro Galantini. Davvero Pescara è una città senza rughe, come la definì Giorgio Manganelli. Ed è sicuramente una città ribollente, come la definì invece Guido Piovene. Oppure può essere anche quella sorta di isola schiacciata tra un mare esemplare e due monti liberi, il Gran Sasso e la Maiella, che le fanno da corona, che ne sono quasi le basiliche, per usare l'espressione di un celebre pescarese che è Ennio Flaiano. Questo volume vuole essere una proposta di viaggio, un possibile viaggio alla scoperta, alla conoscenza di Pescara. Pescara moderna, Pescara proiettata verso il futuro senz'altro, ma anche una Pescara che conserva angoli di vera poesia, dove sembra quasi scorgere la città ottocentesca, quella pigra, quella borghese raccontata da Gabriele D'Annunzio. Ed ora passiamo allo sport, iniziamo dalla Serie B e dal Pescara. Il difensore argentino Ugo Campagnaro analizza la sua situazione, si definisce ultima ruota del carro nel gruppo di Zeman e ammette: se potessi tornare indietro farei altre scelte calcistiche. Sentiamo Ugo Campagnaro. In questo Pescara ci sarebbe maledettamente bisogno di Ugo Campagnaro, questa difesa che è tornata a subire tanti gol a Cesena. Tu hai visto la partita da fuori, che impressione hai avuto? Sì, l'ho visto, anche un po' di sfortuna, anche perché la squadra ha giocato bene, soprattutto la prima metà del secondo tempo, però è andata così, purtroppo mentalmente non siamo al massimo, ci vuole qualcosina magari che ci dia le svolte, magari un risultato, perché in questo momento la situazione, il morale della squadra non è il meglio. Hai detto mentalmente non siamo al massimo, e dunque un problema psicologico, un problema mentale soprattutto questo del Pescara, secondo te? Anche sì, perché quando una squadra magari non ha, è molto giovane, magari non ha l'esperienza per venire fuori da certi momenti, si fa un po' tosta, però le squadre forti secondo me è fra le migliori del campionato, e la vittoria la deve fare, e una volta che si fa cambia l'aria, cambia tutto quanto, e dopo dovrebbe girare meglio. Per ora va così, bisogna accettare questo momento, tenere duro e cercare di revertire la situazione. Però domenica prossima con il Novara non si potrà sbagliare, l'imperativo è quello dei tre punti. Sì, è già da un po' che l'imperativo sono i tre punti, per, come ti dico prima, cambiare aria. Si fa il tutto possibile, qua la squadra gioca al 100%, danno tutti, si vede in campo che danno l'anima, però purtroppo non si dà la vittoria. Speriamo adesso si dia contro il Novara, che come tutte le squadre non è facile, però bisogna fare il massimo, perché si gioca in casa, abbiamo bisogno, e un risultato positivo sarebbe una ottima cosa in questo momento. Come sta Ugo Campagnaro? Adesso migliora. Ho avuto un problemino dopo la partita di Genoa in Coppa Italia, però se facendo le terapie per recuperare. Di vedermi in campo secondo me sarà dura, perché per scelte tecniche, problemi fisici, sono stato sempre fuori, e niente, bisogna accettare le scelte sempre, perché siamo professionisti e giochiamo anche per quello. Ancora non sto facendo niente, la mia priorità era stare qua a Pescara, perché mi trovo bene, si trova bene la mia famiglia, era la mia scelta. Poi la situazione è diventata tutta un'altra cosa, magari da essere un giocatore importante, passare ad essere l'ultima ruota del carro, sicuramente diventa dura e mi fa rivalutare certe situazioni, che magari avrei dovuto prendere un'altra soluzione, magari invece diciamo che quello che ho cercato da fare non era quello che mi conveniva di più, però la scelta l'ho già fatta, adesso bisogna
come professionista accettare le cose. Hai parlato di ultima ruota del carro, ma c'è qualche problema con il tecnico Zeman? No, no, problemi non ce ne sono assolutamente, però ci sono delle scelte, ci sono dei ruoli e bisogna accettare questa cosa qua. Ed ora scendiamo di categoria, andiamo in Serie C, nell'ultima gara vinta dal Teramo contro il Fano, Kevin Varas è tornato al suo naturale ruolo di mezzala. Il sudamericano analizza il successo ottenuto contro i Granata e guarda anche al prossimo avversario. Sabato pomeriggio al Mapei Stadium, infatti, c'è la Reggiana. Sì, è una vittoria che cercavamo da tante partite. E ci voleva per noi, per i tifosi e per quello che abbiamo dimostrato nelle ultime gare, anche se dei risultati non ci aiutavano più di tanto. E adesso questa vittoria ci deve dare entusiasmo, ci deve dare gli stimoli, quelli giusti per affrontare con più serenità, diciamo, da una parte queste ultime due partite prima della fine dell'anno e adesso ci prepariamo bene per partire contro la Reggiana. Erano tante partite che giocavo da esterno nei 5 e non è stato facile ritornare al centrocampo perché ho sbagliato un po', però adesso vediamo le scelte che saranno del mister. Se continuerò a fare la mezzala anche nelle prossime due partite oppure farò l'esterno. Loro erano chiusi dietro e non ci lasciavano troppi spazi, non, diciamo che la profondità ce n'era poca, quindi a quel punto dovevo cercare di abbassarmi un po' di più e prendere palla perché alzandomi sarei andato a chiudermi e basta. Poi durante la settimana è diverso perché comunque noi la prepariamo in un modo e anche la partita magari con la Beretti gli spazi sono tanti, quindi loro sono venuti qua aspettandoci e poi cercando di avere qualche ripartenza. Punti deboli non saprei perché loro sono una squadra che è stata costruita per fare un buon campionato. Hanno i giocatori d'esperienza giusti sia in tutti i reparti. Ora è un momento per loro buono perché si stanno riprendendo e appunto per noi è stato la vittoria di sabato è stata fondamentale perché appunto ci dà quell'entusiasmo e quella voglia in più di andare là a affrontare la Reggiana. Sappiamo che dobbiamo prepararla con la giusta mentalità perché non abbiamo fatto niente fino adesso, anzi dobbiamo ancora far di più di quello che abbiamo fatto e speriamo bene nei 3 punti. È tutto per quanto riguarda questa edizione del TG6, io vi ringrazio per essere stati con noi, naturalmente buon proseguimento con la nostra programmazione.